Uno sciopero sentito e partecipato, questo qua. Sì, mi sembra che la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori, soprattutto del porto, è evidente. Ci sono migliaia di persone in corteo. Siamo già partiti e gran parte del corteo è ancora fermo al quadrivio e sopra il quadrivio. C'è un'esigenza in questo territorio: rilanciare le attività portuali, rilanciare il retroporto e chiedere su questi impegni e non più parole. Al Del Rio e a Renzi stiamo chiedendo con questa manifestazione di produrre atti concreti per lo sviluppo di questo territorio, non solo del porto, del retroporto, sulla capacità industriale, di una agroindustria che deve essere collegata appunto alle attività portuali. Bisogna mettere in moto un meccanismo. È un movimento, creare un movimento di massa unitario e democratico per far sentire al paese che questa parte del sud è l'avanguardia della rinascita del soggiorno e del paese. C'è una presenza anche unitaria dei sindacati, anche il SUL ha aderito. Sì, c'è anche la presenza del SUL, questo rafforza l'esigenza unitaria. Non ci possono essere divisioni quando i problemi sono drammatici. Noi della CGIL, ma il movimento sindacale storicamente in questo paese ha sempre creato le condizioni della maggiore unità possibile. Noi siamo su questa via. È un'assenza quella del Presidente della Regione Mario Oliverio, nonostante ha detto che parteciperà, che aderiva allo sciopero. No, il Presidente Oliverio ha fatto un'adesione formale alla manifestazione e questo per noi è importante. Verrà a parlare pure in piazza l'assessore Francesco Russo, che è un assessore attento a queste questioni. Noi pensiamo di costruire un'alleanza vasta, un'alleanza civica che parte dalle amministrazioni comunali, anche della giunta regionale, con il popolo di questo territorio, e questo è il nostro obiettivo. Partecipate con un grande sentimento di unità di intenti, uno sciopero che vede una grande partecipazione, e noi contiamo di ottenere un tavolo nazionale nei prossimi giorni. Anche l'impresa è qui a scioperare con gli operai del porto. Guardi, qui non è l'impresa, qui è il cittadino, è un cittadino che ama questa terra, è un cittadino che al di là di essere forse un importante imprenditore ha a cuore il futuro di questi territori, di questa terra. Oggi noi qui non stiamo manifestando, non stiamo parlando di una crisi industriale, ma oggi si sta scrivendo una pagina della storia della Calabria e del Sud Italia. La morte di Gioia Tauro o il licenziamento e il ridimensionamento di Gioia Tauro non è una crisi industriale, ma è la vita o la morte del sud e dei territori calabresi, perché il futuro non si ridisegna con le manette e la repressione, ma con il lavoro e la dignità. E quindi qui ci stiamo giocando che cosa? Il lavoro dei calabresi e il riscatto sociale dei calabresi e del sud Italia. Ecco perché io sono qui. È un momento delicato, un momento storico, è un momento in cui si sta delineando il futuro dei nostri figli. C'è una volontà politica a tenere il porto di Gioia Tauro in queste condizioni? Guardi, io non ho stima della politica, non ho stima affatto della politica. Io credo che i cittadini tutti debbano capire, i cittadini, le casalinghe, i ragazzi, gli anziani, tutti devono capire di che cosa stiamo parlando. E dare l'out alla politica che si occupi in modo serio di Gioia Tauro. Non di Gioia Tauro come fatto fisico, del futuro di questa terra che passa obbligatoriamente da qui. La provincia anche qui a manifestare per una giusta causa. Noi siamo presenti quando si tratta di giuste cause, questa penso che sia la causa più importante per la Calabria. E mi domando dove sono andate a finire tutte le iniziative annunciate e mai realizzate. Parlo della cabina di regia, parlo del master plan per il sud, parlo della ZES che ancora dorme purtroppo nell'ignavia di tanti all'interno della commissione del Senato. Purtroppo non ci sono segnali incoraggianti, mentre ci sono questi annunci che non sono mai stati seguiti da iniziative concrete, i lavoratori perdono occupazione, si riduce il numero dei movimenti dei containers e le ore di cassa integrazione aumentano. Questo è un dramma verso il quale nessuno deve rimanere insensibile, ma soprattutto non lo deve rimanere la politica, quella politica che su questo porto ha grosse responsabilità, naturalmente la politica regionale, perché se non si capisce che il porto di Gioia Tauro
è l'occasione unica per il rilancio del sud e della Calabria in particolare, vuol dire che non si capisce e non si conosce il territorio, quindi per questo siamo qua a fianco ai lavoratori, a fianco alle organizzazioni sindacali, per sostenere una causa non giusta ma giustissima. Vai, Don Pino De Masi, allora anche la Chiesa qui a manifestare insieme agli operai. Ma io veramente da 40 anni credo che questo sia il posto di ogni credente, siamo qui per la difesa di un diritto sacrosanto del cittadino che è la difesa del lavoro. Il lavoro significa dignità, il lavoro significa essere uomini liberi, quindi essere qui per tutelare un diritto sacrosanto al lavoro credo che sia un dovere di ogni cittadino e di ogni credente. A Gioia Tauro al centro dell'attenzione della Calabria e non solo. Abbiamo riportato Gioia Tauro al centro dell'attenzione della Calabria, così come deve essere per la sua peculiarità e specificità del porto di Gioia Tauro. Oggi noi siamo qui insieme ai lavoratori a chiedere un impegno serio e concreto da parte del governo nazionale in favore di questo porto. Il nostro porto può dare ancora tanto, può rilanciare l'economia non solo del nostro territorio ma dell'intera regione. Abbiamo bisogno d'aiuto, è chiaro che il nostro interlocutore privilegiato è il Premier Renzi e quindi chiederemo a Oliverio, insieme a lui, al Presidente della provincia e a tutti gli altri attori istituzionali che devono interessarsi per questo territorio, un incontro urgente per avere dei chiarimenti sulla vita e sulla prospettiva di questo porto. Grazie. Questo è quello che noi diciamo, su cui stiamo lavorando proprio in questi giorni, in queste ore. E Gioia Tauro è una delle 10 azioni su cui si muoverà la Calabria nei prossimi anni per sviluppare il proprio territorio. Noi abbiamo una indicazione precisa su quello che vogliamo fare. Sono 4 punti principali: lo sviluppo economico della Calabria, l'integrazione interna della Calabria, l'accessibilità verso i grandi mercati del nord e del Mediterraneo. E la quarta cosa è la piena sostenibilità, perché non vogliamo transigere sulla questione della sostenibilità. Calabria è una grande terra verde, una terra di paesaggi, di turismo, e noi li vogliamo preservare. Questo vuol dire però non dire no allo sviluppo industriale come il porto di Gioia Tauro è, ma dire, fare un grande salto perché Gioia Tauro riconquisti il suo posto, che è il posto che merita assolutamente, che è il primo posto nel Mediterraneo. La piazza l'ha applaudita, ma perché ha fischiato Oliverio? Non saprei, non credo, è probabile che l'abbia fischiato, io non ho sentito, forse prima, nella prima parte. Io credo che ci sia un impegno forte, è chiaro che la piazza senta distante tutto quello che è l'asse della politica. Io credo che invece con questa amministrazione, con l'amministrazione di Oliverio, è la prima volta nella storia di questa regione, dal 70 ad oggi, e nella storia di questo porto, dal 94 ad oggi, dal 95 ad oggi, che c'è un presidente della regione che sceglie di fare un assessorato a Gioia Tauro. Io non ho alcun dubbio a dire che Oliverio è la prima persona, sia nella persona che nella qualità, che si impegna a fare un assessorato solo su Gioia Tauro. Non esiste in tutto il paese un assessorato come questo, una scelta politica chiara e monodirezionale, senza ritorno. Il Presidente l'ha detto, io ero presente all'incontro con il Ministro, in cui il Presidente ha voluto che io partecipassi, e il Presidente nell'incontro con il Ministro dell'1 settembre ha messo al primo punto Gioia Tauro. È stato un Gioia Tauro senza se e senza ma. Saluto tutti gli uomini liberi che sono qui oggi per gridare a gran voce che vogliamo che questo territorio sia finalmente ascoltato. Siamo qui per dire che vogliamo impegni seri da parte del governo nazionale. Siamo qui per dire che il porto di Gioia Tauro deve essere il primo porto del Mediterraneo. Per dirmi di ai lavoratori che noi siamo con loro, Gioia Tauro è con voi!